Nuova edizione del TG di Cilento Channel estate. Apriamo con una notizia di cronaca oggi, giovedì 2 luglio 2020. Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 7:30 sulla SP267 all'altezza del cavalcavia ferroviario di Agropoli in direzione Salerno. Una moto si è scontrata con un piccolo furgone. L'uomo che era alla guida è stato trasportato d'urgenza presso il nosocomio Vallese e attualmente si trova in terapia intensiva. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso il cittadino residente ad Agropoli, c'erano anche i militari della compagnia Carabinieri di Agropoli che stanno indagando sulle cause del sinistro stradale. La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della locale Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di un imprenditore battipagliese per i reati di omessa infedele presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini dell'IVA. Il provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Salerno scaturisce da una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della tenenza di Battipaglia nei confronti di una società operante nel settore tessile che negli anni dal 2014 al 2018 ha sottratto a tassazione una base imponibile di circa 10 milioni di euro. Le successive attività investigative hanno permesso di rilevare che il vero artefice della frode fiscale era un imprenditore battipagliese, il quale amministrava di fatto la società, pur senza ricoprire ufficialmente alcun incarico, tanto che al fisco risultava essere un cittadino nullatenente. Nel corso delle perquisizioni, poi, le Fiamme Gialle hanno accertato che l'indagato è nei fatti il titolare anche di una nota galleria d'arte di Battipaglia senza ricoprire nessun, in questo caso, alcun ruolo nella compagine societaria. Per garantire il pagamento del debito maturato nei confronti dell'erario, quantificato in più di 5 milioni di euro, dopo l'intervento della Guardia di Finanza, sono stati così sottoposti a sequestro beni per un valore di circa 4 milioni di euro, costituiti dall'intero patrimonio immobiliare e societario, dalle disponibilità finanziarie e da 3 autoveicoli. Ci spostiamo nel Vallo di Diano, Tanagro, tutti negativi i tamponi naso-faringei fatti nell'ex zona rossa. 3.250 i tamponi nasofaringei effettuati durante lo screening di massa nei comuni ex zona rossa del Vallo di Diano, che sono 5: Atena, Lucana, Auletta, Caggiano, Polla e Sala Consilina. Sono stati fatti dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici e l'esame è servito a escludere nuovi casi, oltre ad avere una mappatura della diffusione del Covid-19 sul territorio. Contribuirà maggiormente allo scopo l'esito dei test sierologici. Arriverà a breve ed è utile capire quante persone, anche asintomatiche, sono state a contatto con il virus, quindi si saprà l'entità del contagio. Intanto la buona notizia dei 3.250 tamponi negativi. Ci spostiamo su Agropoli, l'incuria di Piazza Vittorio Veneto denunciata dai cittadini. Prime settimane di turismo in città e arrivano subito disagi nelle zone centrali di Agropoli. Sotto accusa la gestione di Piazza Vittorio Veneto. Il problema riguarda principalmente le ore notturne in cui la centralissima piazza agropolese diventa palcoscenico di atti di vandalismo, ma non solo, anche di baccano incontrollato, di ragazzini e di veicoli e di altri eventi poco civili. Alcuni secchi dell'immondizia, infatti, risultano staccati dalla propria struttura, probabilmente a calci. Mancano reali e seri controlli notturni nelle aree nevralgiche di Agropoli, che quotidianamente vedono episodi del genere, ma anche di manutenzione. Il sistema di videosorveglianza rappresenterebbe una valida risposta a questi atti poco rispettosi nei confronti
del resto dei cittadini e dei turisti che vogliono godere delle bellezze di Agropoli in tranquillità. I disagi sono presenti in tutte le zone della Movida agropolese e queste scorribande e questi atti di inciviltà sono l'emblema di un problema mai risolto, fa sapere un cittadino. L'amministrazione comunale dovrebbe intervenire con ogni mezzo a disposizione, potenziando soprattutto dei controlli nelle ore notturne. Da Palazzo di Città però tengono a precisare che per quanto riguarda le telecamere di videosorveglianza, soprattutto quelle presenti nella centralissima piazza Vittorio Veneto, sono tutte operative e solo il 10% degli apparecchi installati non sono funzionanti e necessitano di manutenzione. Per quanto riguarda i cestini danneggiati in più punti della piazza, l'amministrazione comunale quotidianamente provvede alla riparazione e manutenzione, ma ci vorrebbe dinanzi a tali azioni un salto di civiltà per coloro che non hanno rispetto dei beni pubblici. Riguardo invece ai controlli in città, il primo cittadino Adamo Coppola fa sapere che sono in arrivo nuovi vigili urbani che probabilmente, oltre a controllare le spiagge, potranno presidiare maggiormente il territorio nelle ore serali. Ancora su Agropoli, questa volta il Movimento 5 Stelle che ha naturalmente denunciato la mancata riapertura del 1 luglio dell'ospedale civile di Agropoli. Il consigliere regionale Michele Cammarano e i senatori Gaudiano e Castiello hanno detto che l'ospedale è usato come manifesto elettorale con enormi danni alla salute pubblica. Agli slogan e ai proclami elettorali seguono atti concreti. Una chiusura inaccettabile, un danno enorme per l'intera popolazione in un'area sensibile che dalla fascia costiera si spinge verso le aree interne del Cilento, unico presidio sanitario sul territorio. Era prevista per il 1 luglio la riapertura dell'ospedale civile di Agropoli, ma nulla di fatto. Registriamo con profondo rammarico e sconforto come al contrario ad oggi nessun reparto sia stato riattivato. Lo denunciano in una nota congiunta appunto i senatori del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello, Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano. Dal 1 luglio, infatti, come sapete, l'ospedale sarebbe dovuto essere attivo con pronto soccorso H24 con il potenziamento di radiologia e cardiologia, laboratori di analisi, ma anche sale operatorie per il day surgery e reparto Covid. Ad oggi, però, con profonda amarezza verifichiamo la chiusura dell'ospedale, che non sarà completo nella struttura come quello chiuso nel 2013. Queste le loro conclusioni. E adesso andiamo a leggere i dettagli dell'ordinanza numero 59 che arriva dalla regione Campania, via libera a calcetto e basket da lunedì 6 luglio. Ok, al ballo e nelle discoteche, secondo il protocollo. Quindi firmata l'ordinanza numero 59 che contiene ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ovviamente è possibile conoscere tutti i dettagli sul sito della Regione Campania e scaricare l'ordinanza, ma ne parleremo ancora nel dettaglio lunedì prossimo. Ci fermiamo per qualche istante, adesso c'è la pubblicità, ci rivedremo tra qualche minuto. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro polifunzionale Elysium, piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto.
Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo, per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattini ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattini, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia! Ben ritrovati, riapriamo il telegiornale con un servizio televisivo dedicato a Imhotep, la mascherina realizzata da giovani neolaureati agropolesi che hanno ricevuto un premio molto importante. Vediamo il servizio. L'azienda agropolese CSP è stata premiata come Top Company 2020 nell'ambito della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro 2020, evento seguito da circa 100.000 spettatori in streaming e organizzato da Giovanni Daveni, responsabile e fondatore del Centro Studi Super Sud, in collaborazione con la Regione Campania. La motivazione del premio è per aver creato la mascherina innovativa Imhotep con straordinari vantaggi nell'utilizzo e certificata CE. Durante la trasmissione i realizzatori di Imhotep, Stefano Cammarano e Paolo Malandrino, con alcuni componenti del team, si sono collegati in videoconferenza con Giovanni Davenia per ricevere il riconoscimento. È il premio Top Company 2020 della Borsa Mediterranea della Formazione del Lavoro, ma CSP. Invito a collegarsi Stefano Cammarano, leggo la motivazione. Per aver sviluppato la mascherina chirurgica filtro modulare Imhotep, un prodotto ipoallergenico e biocompatibile, con il valore aggiunto del ridotto impatto ambientale delle mascherine monouso. Complimenti ragazzi! È una mascherina in silicone e quindi risponde un po' a quella che è stata l'esigenza di sicurezza sul territorio e di tutela sia della persona durante questo periodo di pandemia, ma anche dell'ambiente, perché noi dobbiamo pensare che tutto questo grande diffusione di materiali monouso, quindi le classiche mascherine chirurgiche oppure i guanti, adesso verranno gettati e quindi ci sarà un impatto ambientale, una produzione di rifiuti che sono anche di difficile smaltimento, non indifferente. Sappiamo che un prodotto che nasce in questo momento deve risolvere un problema istantaneo per quello del Covid, ma deve risolvere anche un problema di più lunga durata, che è quello dell'ecosostenibilità e della produzione di rifiuti, appunto, che ci ha comportato indirettamente. Che un'altra parte di questo contributo del Centro Studi l'ha devoluto a questa realtà aziendale, perché noi acquisteremo questi tipi di mascherine e le doneremo alla Croce Rossa dei vari zone territoriali, perché è un'altra bellissima storia da raccontare dei giovani emergenti che grazie alla loro idea imprenditoriale devono essere messi in evidenza. E noi cerchiamo di valorizzare le eccellenze del territorio campano, le eccellenze del Mezzogiorno. E complimenti a questi giovani laureati che già hanno prodotto uno strumento importante per la salvaguardia della nostra salute. Spiagge belle e sicure, protocollo d'intesa tra Ente Parco e il Comune di San Giovanni a Piro. È stato stipulato il protocollo, appunto, nell'ambito del progetto Spiagge belle e sicure. Durerà fino al 30 settembre e riguardante la stagione balneare 2020 prevede la disposizione di misure di sicurezza e il controllo dei bagnanti nell'area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta per far fronte e prevenire i rischi di contagio da Covid-19, ma anche in salvaguardia di un'importante zona marina nell'ambito del parco. Al progetto di sicurezza nell'area marina protetta collaborerà anche la Protezione Civile e Ambientale di San Giovanni a Piro, oltre a 3 addetti alla sorveglianza, tra cui un bagnino. La costa della Masseta verrà anche sorvegliata tramite drone dall'ente comunale.
Presentazione del report finale, progetto Soft, la conferenza stampa di questa mattina ad Agropoli. Nel corso della conferenza stampa, il report finale appunto del progetto Sistema Occupabilità Femminile Territoriale. Il progetto è entrato nel vivo a maggio 2018 per chiudersi a luglio 2020. Gli interventi contemplati, quindi la realizzazione del piano di comunicazione finalizzato alla promozione dell'accordo territoriale di genere e alla diffusione delle attività previste dal progetto, la realizzazione di Concilia Point, spazi dedicati all'erogazione di servizi di sostegno all'occupabilità femminile, l'erogazione di buoni servizio per l'acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni e a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi. Sono stati operati i servizi di ludoteca 3 e 12 anni, ludoteca prima infanzia e centro per i bambini e le famiglie dal lunedì al venerdì. Sono state 36 le donne destinatarie inserite nella graduatoria del piano di zona Salerno 8 mediante procedura pubblica sulla base del modello ISEE famiglie monoparentale. 144 i buoni di servizio voucher che sono stati spesi per i servizi suddetti. Contestualmente è stato attivato anche lo sportello Concilia Point presso la sede della UIL in via Quintino Sella ad Agropoli nei giorni di martedì dalle ore 9 alle 11 e il venerdì dalle ore 15 alle 18. Nei restanti giorni della settimana la sede è stata aperta per i colloqui individuali. Il Concilia Point è uno spazio dedicato all'erogazione dei servizi al sostegno e all'occupabilità femminile per tutte le donne nell'ambito territoriale Salerno 8. Ci fermiamo ancora una volta. Rimanete con noi, a tra poco. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent. Ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Griff delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni. Lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide De Gasperi 22. Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, i pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, Capaccio Scalo Salerno. Psicofisico, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, pagina Facebook, studio nutrizione e benessere. Convergenze, internet, phone, TV, energie.
Bene, riprendiamo con le nostre notizie, siamo alla terza parte, adesso vedremo dei servizi realizzati dai nostri corrispondenti, Polla, lavori a Luigi Curto di Polla nel reparto di gastroenterologia, vediamo. Il reparto di gastroenterologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla soggetto a lavori che ne hanno ridotto le attività. Dal coordinatore provinciale di Confederazione Movimenti Identitari Giovanni De Lauso la richiesta inviata all'ASL di Salerno e dal direttore sanitario del Curto Luigi Mandia per ricevere notizie in merito all'effettuazione dei lavori nell'unità operativa finalizzati all'adeguamento del reparto alle nuove misure anti-Covid. De Lauso, a tal proposito, chiede di prendere visione della delibera in cui sono stati stanziati fondi per l'effettuazione delle opere previste per il reparto. Nella lettera di richiesta lo scrivente evidenzia in premessa come il reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Polla è stato fortemente limitato nelle sue funzioni e attività in quanto il servizio di prevenzione e manutenzione dell'ASL in seguito a sopralluogo ha evidenziato una serie di carenze strutturali e la conseguente esigenza di mettere in sicurezza gli ambienti e adeguarli alle normative vigenti. Lavori per i quali è necessario lo stanziamento di fondi attraverso apposito documento che il referente di Confederazione Movimenti Identitari chiede ora di visionare anche in copia semplice. È un'iniziativa necessaria e opportuna, scrive De Lauso, riferendosi all'effettuazione delle opere di adeguamento del reparto, per la realizzazione della quale sicuramente l'ASL Salerno ha dovuto stanziare e porre in bilancio le risorse necessarie. A tal proposito, continua, abbiamo richiesto di poter esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante il rilascio in copia semplice della delibera in cui viene riportata la somma stanziata per effettuare lavori finalizzati a ripristinare e mettere a norma i luoghi in cui il reparto di gastroenterologia di Polla è allocato e svolge le sue attività al servizio della comunità valdianese e delle aree contigue. Restiamo in attesa di quanto richiesto all'ASL di Salerno, continua, e nel contempo restiamo molto vigili sulla vicenda. Troppe volte, dichiara, questo territorio ha dovuto assistere alla spoliazione sistematica di servizi e strutture che hanno determinato, per i cittadini valdianesi che pagano le tasse come tutti per avere servizi adeguati, una qualità della vita sempre più scadente e poco coerente con i moderni contesti socio-economici. Dal Vallo di Diano a Salerno, San Matteo previsto per settembre senza celebrazioni esterne. Vivere le celebrazioni eucaristiche in condizioni di sicurezza e di distanziamento rispettando tutte le norme anti-Covid. Anche la città di Salerno quest'anno dovrà rinunciare alla festa patronale di San Matteo, ma se da un lato verranno a mancare le celebrazioni esterne, i fedeli non saranno privati di un clima di fede e di spiritualità. Così l'arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, questa mattina nel corso della cerimonia di consegna ufficiale del totem igienizzante termoscanner con contatore per accessi donato a titolo gratuito dall'azienda salernitana CTI Food Tech all'arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno per favorire ingressi in sicurezza di fedeli e turisti nel periodo del Covid per evitare il rischio di assembramenti. L'arcivescovo Bellandi, rimarcando quanto la Chiesa si sia adeguata alle norme per sicurezza e per prudenza, annuncia che si lavora per pensare a come festeggiare San Matteo nel rispetto delle norme anti-Covid. Ad un anno dall'arrivo alla diocesi di Salerno dell'arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi, cambia la ricorrenza della festa patronale, rimodulando una serie di abitudini. Ci sarà la preghiera senza poter organizzare altri momenti comunitari per gli ormai noti motivi. Forse verranno a mancare altre manifestazioni, diciamo, più esterne. Il momento della celebrazione sarà il clou della festività e quindi noi dovremo permettere a quante più persone, sempre nei limiti, però vorranno venire, permettere un accesso che sia un accesso sicuro, garantito e quindi appunto nella massima tranquillità per tutti. E da parte dell'ASL Salerno è stata realizzata una ricerca sugli adolescenti per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Tutti i dettagli.
Un campione di oltre 6.600 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio dell'ASL di Salerno, di età compresa dagli 11 ai 20 anni, ai quali è stato somministrato un questionario online sull'impatto che l'emergenza Covid ha avuto sulla loro vita e sulle loro relazioni in tutti i suoi aspetti. È stata l'ASL di Salerno a realizzare la ricerca studio per esplorare e conoscere la condizione dei giovani nel periodo del lockdown, per comprendere i loro stati d'animo, le emozioni e le percezioni vissute. Le aree di indagine hanno riguardato la percezione e la consapevolezza personale dello stress, la resilienza, la situazione in famiglia, l'uso della tecnologia e il digital divide, il cyberbullismo, didattica a distanza, il rapporto con i compagni, i comportamenti a rischio, la percezione delle emergenze e del futuro. Buono nel complesso lo stato di salute dei giovani vissuto nei nuclei familiari, che è emerso dai risultati dell'indagine presentata questa mattina nel corso di un incontro presso l'Ordine dei Medici di Salerno dalla dottoressa Rosa Zampetti, direttore dell'unità operativa di promozione della salute dell'ASL di Salerno, dal dottor Marco Maggi, consulente educativo, dal direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Salerno, Mimmo Della Porta, alla presenza di vertici aziendali, ordine dei medici ed operatori coinvolti nel progetto. Ragazzi, un campione di 6.600 ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori della provincia di Salerno, quindi devo dire un bel dato, un bel numero che ci consente di dire effettivamente con dati reali come lo stato di salute dei nostri ragazzi a livello psicofisico. Questo è quello che è stato il lockdown, un evento nuovo per tutti, quindi i ragazzi hanno adottato un comportamento consapevole. Valutato invece adesso il comportamento che si ha nella fase 2, nella fase 3 e capire se poi questa chiusura in casa possa avere delle ripercussioni anche nella vita sociale. Non dimentichiamo che abbiamo avuto anche dei suicidi di ragazzini in età scolare e che oggi purtroppo si evidenziano anche eventi di vandalismo in città. Con la riapertura delle scuole. Ovviamente bisogna attenersi alle indicazioni, alle istruzioni, anzi, del Ministero proprio competente. Però da questa indagine, da questo approfondimento, verranno fuori anche dei suggerimenti che saranno utilizzati dalle varie scuole, no? Non tanto di tipo tecnico, ma soprattutto di tipo comportamentale. Bene, abbiamo terminato, era l'ultimo servizio per quanto riguarda il TG Estate di Cilento Channel. Vi ringrazio per averci seguito, l'appuntamento è rinnovato a una prossima edizione.